Ritrovati amici di Teleprima e benvenuti all'edizione serale del Prima TG. Sono 14.242 nuovi positivi al Covid in tutta Italia a fronte di 141.641 tamponi effettuati per una percentuale di incidenza che scende al 10% rispetto al 13.6 di ieri. Dal bollettino diramato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute si segnalano 19.565 guariti dal coronavirus e purtroppo altri 616 decessi che portano il totale da inizio pandemia a quasi 80.000 vittime, più precisamente 79.819. Sono 6 in meno i pazienti in terapia intensiva in tutta Italia, mentre gli ingressi nei reparti ordinari sono aumentati di 109 unità. In totale sono 23.712 ricoverati per Covid in tutto il paese. In Campania invece sono 662 nuovi casi da coronavirus, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi. I tamponi processati sono 8.747 per una percentuale di incidenza che scende al 7.6%. Dal bollettino odierno si segnalano anche 2.746 guariti, una quota ben maggiore rispetto agli ultimi giorni e purtroppo anche altri 44 decessi, di cui 13 nelle ultime 48 ore e 31 nei giorni precedenti, ma registrati soltanto ieri. A commentare i numeri Covid in Italia e in Campania il sindaco De Magistris. Ascoltiamolo. Sono molto preoccupato anche di un dato di cui forse si parla, il numero dei morti. Il numero dei morti credo che a Napoli e in Campania è molto alto. È molto alto e che va, secondo me, tracciato anche con una maggiore attenzione. Se non ne siano, come dire, anche di più rispetto a quelli che ogni giorno ci vengono comunicati, e anche come le persone muoiono, dove muoiono, se la maggior parte delle persone muoiono in casa o muoiono in ospedale. Quindi il tasso di mortalità è alto, il tasso di contagio non è basso, stiamo in linea comunque con la situazione grave che c'è nel paese. Io credo che gennaio, febbraio e marzo saranno 3 mesi, come sapevamo, molto difficili. Poi l'auspicio è che cominci a divenire efficace il vaccino attraverso le campagne di vaccinazione, che mi auguro proseguano celermente, rapidamente, in maniera un po' più ordinata e organizzata. In autunno sono stati molti morti a Napoli, ci siamo dibattuti sui colori, su tante cose, ma secondo me il numero dei morti è stato molto alto e questo ha avuto un suo trend esponenziale a cominciare dal mese di settembre per arrivare fino a novembre. Cioè, io credo che l'autunno a Napoli e in Campania è stata caratterizzata da un'alta mortalità, e credo che tutto quel momento storico anche di confusione e di conflittualità, in particolare sui colori tra governo e regioni, non abbia aiutato. Ecco perché c'è bisogno di armonia, adeguatezza e capacità di intervenire in maniera rapida. Cioè, credo che questa confusione sui colori non sta aiutando nel contrasto alla pandemia. Io credo che in gennaio, febbraio e marzo bisogna continuare con delle restrizioni importanti. Io credo che l'inizio della liberazione progressiva dalla pandemia cominci dalla primavera. È da lì che si può, secondo me, misurare la rinascita di un paese. Oggi però mi sarei aspettato da parte del governo nazionale, in maggiore intesa con le regioni, una più capace convivenza col virus. È giunto oggi in Italia il primo carico di vaccini della casa farmaceutica Moderna. Poco dopo le 2 di notte il furgone ha attraversato il Brennero e oggi intorno a mezzogiorno è arrivato all'Istituto Superiore di Sanità a Roma, per poi essere distribuito in 4-5 regioni individuate dal commissariato all'emergenza di Domenico Arcuri. I vaccini sono stati distribuiti dando priorità a quelle con maggior numero di abitanti sopra gli 80 anni. Il lotto però potrebbe essere ancora ripartito anche tra le regioni più virtuose che smaltiscono più rapidamente le dosi, tra cui la Campania. Appena un anno fa questo virus era sostanzialmente sconosciuto, mentre ora abbiamo già 2 vaccini approvati, con la prospettiva breve che se ne aggiungano altri, un traguardo impensabile frutto di uno sforzo senza precedenti nella storia. Ora le istituzioni in Italia, come nel resto del mondo, sono chiamate a un'altra sfida epocale, quella di portare il vaccino a tutti i cittadini, afferma Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.
A Giuliano e a Caivano, comuni del Napoletano, nell'area della cosiddetta Terra dei Fuochi, arriva un alleato in più nella lotta contro i roghi tossici. Lo comunica un lungo post del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che sui social affida l'annuncio del dono di 101 telecamere per la videosorveglianza, grazie a un accordo molto importante con il Ministero. Stiamo lavorando come una squadra, dichiara, con le prefetture di Napoli e Caserta, i sindaci di Giuliano e Caivano, che ringrazio, i carabinieri, la polizia municipale e tutte le forze dell'ordine che controlleranno le immagini H24 per debellare la Terra dei Fuochi. Serve infatti un lavoro corale, un coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini di questi territori. Non è facile affrontare radicalmente questa criminalità e noi adesso lo stiamo facendo lavorando in sinergia con tutti, inclusi i comitati e le associazioni. È importante che la lotta contro i roghi tossici sia un mantello che si allarghi sempre di più, sempre a fianco di chi sta nel giusto e contro chi inquina e minaccia i nostri territori, conclude Costa. Il Comune di Napoli, l'Ordine dei Farmacisti e Federpharma lanciano l'iniziativa Un tampone per tutti, grazie al quale i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al test antigenico. Si inizia domani a Scampia, gli appuntamenti successivi saranno domenica 17 in Piazza Capri a San Giovanni a Teduccio, il 20 gennaio nella conosciuta Piazza degli Artisti al Vomero, il 24 in Piazza del Carmine nella zona antistante la Basilica Maria Santissima del Carmine Maggiore. Gli appuntamenti di febbraio saranno invece in Piazza Santa Maria della Fede il 23 a Largo Ferrandino nella zona antistante la scuola Tito Livio. Per agevolare e rendere scorrevole l'esecuzione dei test, i cittadini potranno scaricare dal sito del Comune di Napoli e precompilare i moduli necessari, che saranno comunque disponibili anche al momento. Sono intanto 108 i nuovi casi da coronavirus oggi in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono 1.316, per una percentuale di incidenza ai test dell'8,2%, in leggero calo rispetto alla giornata di ieri. Secondo l'ultimo bollettino sono 270 i guariti dal Covid, che portano a una diminuzione di 171 gli attualmente positivi nella provincia, ma aumentano ancora i decessi. Sono infatti 9 nelle ultime 24 ore. I comuni con il maggior numero di casi e di attualmente positivi sono Maddaloni con 216, Caserta con 203, Marcianise con 178 e Mondragone con 177. Passiamo anche alla cronaca: rapina da film nella zona industriale di Marcianise all'interno del polo della qualità all'indirizzo di una nota gioielleria, portando via un bottino molto ingente. I malviventi infatti sono entrati in azione a bordo di un furgone bianco, hanno minacciato il guardiano con una pistola, sequestrandolo. In seguito un'altra auto si è lanciata a forte velocità contro le vetrine della stessa gioielleria, riducendolo ovviamente in frantumi, entrando da quel varco per poi scappare via qualche minuto dopo con gioielli e denaro. Al momento della rapina all'interno del negozio erano presenti i titolari ed anche dei clienti, in evidente stato di shock. Il guardiano è stato poi rilasciato nei pressi dell'asse mediano fortemente impaurito. Indagano sull'accaduto gli agenti del commissariato di polizia di Marcianise, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e acquisire filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare subito tutti i membri della banda. Tiene banco in questi giorni la querela legata alle scuole italiane con la didattica in presenza per l'infanzia, la prima e la seconda elementare. Nelle prossime settimane riprenderanno a scaglioni anche gli studenti più grandi, con l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Caserta, Adele Vairo, in giro per i vari istituti per verificare che tutto fosse in ordine anche per le normative anti-Covid. È proprio lei che di persona ha visitato, in contatto con i tecnici del comune e con l'assessore all'edilizia scolastica, Alessandro Pontillo, tutti gli istituti della città, per essere certa che i bambini di asilo prima e seconda elementare in primis potessero tornare in sicurezza tra i banchi. La stessa proseguirà il giro negli istituti della città, che andrà avanti anche nei prossimi giorni. Grande collaborazione e professionalità da parte dei dirigenti scolastici, che hanno colto le opportunità del nuovo metodo di lavoro che il sindaco Carlo Marino ha voluto dare nell'interesse degli alunni, delle famiglie e di tutto il personale della scuola.
Parliamo come di consueto anche di sport, iniziamo dalla Serie A e dalla Coppa Italia. Archiviata la 17esima giornata di campionato con la vittoria all'ultimo respiro sul campo dell'Udinese, non c'è sosta per il Napoli che prepara la gara contro l'Empoli di domani alle 17.45, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Gli azzurri, orfani di Osimhen ancora positivo al Covid e con gli risolti problemi alla spalla e al braccio, preparano la gara in programma allo stadio Diego Armando Maradona con uno sguardo all'impegno in campionato domenica contro la Fiorentina e infatti effettueranno un leggero turnover. Davanti chance dal primo minuto, molto probabilmente per Fernando Llorente con Insigne e Politano ai suoi lati. Confermato Piotr Zielinski a centrocampo e mediana invece spazio a Demme che rientra da un acciacco. Dietro nuova opportunità dal primo minuto per Rachmani dopo il brutto errore della Dacia Arena, costato il gol del pareggio di Lasagna ai partenopei. In porta invece dovrebbe rientrare Ospina. Uno sguardo anche al mercato, intensificati i contatti col Torino per Meite che potrebbe arrivare in uno scambio con Lobotka ai margini del progetto azzurro. Malcuit intanto è pronto a firmare con il Parma, mentre Maksimovic è finito nel mirino del Liverpool. Parliamo anche di Serie C Girone C, un weekend finalmente sereno per la casertana, reduce dall'importante vittoria del Pinto contro il Catania per 3-2. Una prova di carattere e grande cuore per i falchetti, non scontata, visto che a poche ore dal match, come un fulmine a ciel sereno, un brutto episodio, ha rischiato di macchiare la domenica di terra di lavoro. Il magazzino del Pinto infatti era stato forzato ed erano state rubate le scarpette e le maglie dei giocatori. Ed è proprio nei momenti di difficoltà che i gruppi veri e coesi emergono in poco tempo, rimboccandosi le maniche, tutti sono riusciti a scendere in campo, anche con due scarpette diverse, così come il portiere Avella. Ma poco conta, anzi è stato uno stimolo in più per dare il massimo e forse anche quella diversità ha propiziato il rigore parato dall'estremo difensore rossoblù. Si volta però subito pagina con il giusto entusiasmo e il diktat per mister Guidi e preparare il derby contro la Paganese, recuperando quanti più uomini è possibili. Molti infatti sono ancora reduci dagli strascichi del Covid e pian piano al negativizzarsi dei tamponi effettuano le visite mediche pronti a tornare a disposizione a lavorare in gruppo. Stessa prassi oggi anche per il bomber Luigi Castaldo, finalmente tornato a lavorare insieme ai compagni. In programma anche il rientro del portiere Vladan Dekic. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata, infatti risate assicurate con una nuova puntata di Senza Impegno. Intanto appuntamento a domani alle 6.55 live con le informazioni di Teleprima e con la nostra rassegna stampa. Buona serata.